Ecco qui una dimostrazione di intonazione al tannino per stampe Cyanotype. Non si tratta di un vero viraggio, ma piuttosto di un'intonazione. Nelle stampe fotografiche tradizionali argentiche, l'immagine viene sbiancata, appunto dalla sbianca, in maniera pressoché totale e poi viene nuovamente rivelata con il bagno secondo di intonazione, di viraggio vero e proprio. Per la cianotipia non è esattamente la stessa cosa. La sbianca ha una funzione, quasi direi di catalizzatore, nel senso che, prepara, le sostanze chimiche ad assumere questa intonazione particolare calda che viene data dal tannino. Il tannino può venire dal caffè, dal tè, da tutte le sostanze che lo contengono, ma può provenire anche direttamente dall'acido tannico, che è venduto in genere in farmacia. Non è semplice ottenerlo, certe volte è necessario mettere in gioco qualche rapporto di amicizia, e comunque si può ottenere l'acido tannico puro che può essere utilizzato direttamente per questo tipo di lavoro di intonazione a colore caldo con le stampe cianotipiche. Che cosa occorre? Mi sono procurato 2 cucchiaini di materiale sintetico in maniera da non creare possibili interazioni con le sostanze ferriche che vengono usate in cianotipia. Quindi non sono cucchiaini che contengono acciaio, ferro o metalli. Dopodiché mi sono procurato una mascherina e degli occhiali perché le sostanze che si usano producono delle polveri che possono facilmente disperdersi nell'ambiente e non è una bella cosa se vengono respirate. Quindi qualche attenzione ci vuole. Non particolarissime attenzioni per la sbianca. Io utilizzo una sbianca per tessuti di quelle che si usano in lavanderia, si può usare anche il bicarbonato di calcio, la soluzione migliore è quella del carbonato di calcio, qualcuno usa anche altre sostanze sbiancanti e in realtà, come ripeto, si tratta di preparare le sostanze che danno il colore alla cianotipia a interagire con il tannino. Comincio col preparare la sbianca. E utilizzo solamente un cucchiaino di sbianca. Questo me lo vado a richiudere per possibili usi che potrebbero essere anche il lavaggio di tessuti. Dopodiché vado ad aggiungere l'acqua e come acqua adopero l'acqua demineralizzata. Chiudo bene. Agito. Ed ho pronta la mia sbianca. Dopodiché vado a preparare la soluzione con l'acido tannico. Mi metto la mascherina. Indosso gli occhiali. E vado ad aprire la bustina dell'acido tannico. È una polvere molto volatile. Ecco, avrei fatto bene a mettermi i guanti, eh? Bisognerà che poi mi lavi le mani. Non è un problema non è un problema di pericolosità in sé del contatto tra tannino e pelle. Il problema è che se poi con le mani vado a sfregarmi gli occhi inavvertitamente, per esempio, e non è una bella cosa.
per cui a questo punto chiudo per benino la busta dell'acido tannico, vado ad aggiungere l'acqua, chiudo, mescolo per bene, e a questo punto vado a lavarmi per bene le mani. A questo punto ci occupiamo della sbianca. Io non effettuo una sbianca che conduca fino alla sparizione dell'immagine. Semplicemente preparo il foglio di stampa Cyanotype per il successivo trattamento al tannino. Alcuni addirittura non effettuano la sbianca, semplicemente bagnano la stampa, dopodiché si effettua il lavaggio e si passa al trattamento con l'acido tannico. C'è stato proprio soltanto un parziale sbiadimento della stampa che proseguirà anche durante il lavaggio. Vado a lavare la mia stampa Cyanotype. E quindi passiamo a ragionare sull'intonazione al tannino. Un leggero sbiadimento ha avuto luogo anche nel corso del lavaggio, perché in realtà la sbianca penetra nelle fibre e quindi continua per un po' a esercitare la sua azione. La stessa cosa avverrà con l'intonazione al tannino. Ciò significa che non si vedrà un immediato cambiamento del colore una volta che la cianotipia viene immersa nel tannino. Bisogna avere pazienza ed aspettare. Lasciamo passare almeno 5-10 minuti e vediamo che cosa succede. Man mano che trascorre il tempo vediamo che soprattutto le zone più chiare tendono ad assumere un'intonazione più calda. Bisogna tener conto che il tannino è una sostanza che macchia, quindi finisce col macchiare anche eventualmente la carta, particolarmente se è molto concentrata. L'immersione nella soluzione di acido tannico deve continuare per un certo tempo in maniera da consentire che sviluppi in maniera piena la sua azione. Ci sono esempi di applicazione di questo tipo di intonazione che richiedono addirittura fino a un'ora di trattamento, di immersione nella soluzione di acido tannico. Adesso proviamo a vedere entro quanto tempo comincerò ad osservare un cambiamento di intonazione significativo. Vediamo adesso che cosa è successo. Sono trascorsi 5 minuti. E già cominciamo ad osservare qualche effetto in più. Ora vedete rappresentato in pochi secondi di video il trascorrere di oltre mezz'ora di tempo. Direi che il risultato è raggiunto. A questo punto
Vado a fare un bel risciacquo. E mi viene voglia di fare un esperimento. Che cosa succede se torno a sbiancare? Direi che il risultato è abbastanza gradevole. Tutto sommato, a me sembra di aver recuperato ancora qualche cosa come scala tonale. Adesso andiamo a fare il risciacquo finale e poi asciughiamo. Risultato finale. Ho ancora un problema di purezza dei bianchi, ma tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. Resta la considerazione che il blu di Prussia, che più blu non si può, del cyanotype originale, è secondo me inarrivabile, ma è questione di gusti.